Allora ci siamo, buonasera e bentornati da Io ci sto. Sono quelle presentazioni che sono proprio nel cuore e nell'anima di questa libreria. Io questa mattina l'ho scritto e lo ripeto qui, più tardi ci saranno tantissimi ringraziamenti ed è giusto che sia così perché per una presentazione del genere si parte dall'amore e dalla passione della scrittrice, dalla intelligenza di un editore e poi c'è tutta una filiera che arriva fino in libreria, porta fatica. Vi dico che i libri ancora ieri sera alle 8 non erano arrivati, quindi c'è stata tanta preoccupazione, tanta ansia, tanto stress. Ma io il ringraziamento voglio farlo ad Elsa perché è da sempre con noi e perché ha portato qui stasera un'altra meravigliosa donna e Fuani mi perdonerà se cito prima Maria Rosaria De Cicco, che è da sempre con noi come del resto Elsa, quindi per noi è un grandissimo piacere e poi avere qui Fuani Marino ed Enzo Enrico è veramente una grande bellissima occasione. Siete in tanti, prima Enzo diceva chissà se viene qualcuno, io direi di farvi sentire in questo momento. Allora qualcuno è venuto, io spero che anche qualcuno di voi voglia un poco bene Io ci sto, perché Io ci sto sono 10 anni. Sono cominciati i festeggiamenti, diciamo, da adesso al 21 luglio del 2024 siamo nel decimo anno di questo miracolo laico che si è verificato in questa città. E sono 10 anni che appunto la passione dei soci volontari permette che Io ci sto tutti i giorni abbia la sua sala civica virtuale e anche fisica e per fare questo c'è bisogno anche che questo quartiere, questa città vogliano bene a questo progetto, che non è un progetto commerciale, ma è un progetto di resistenza civile, di resilienza, sono tutte belle parole, ma è soprattutto una bella parola, quella che siamo noi sempre e quella che dovreste usare anche noi. Io ci sto. Buonasera, dunque cominciamo con una lettura che è una lettura importante perché è l'incipit del libro, ma soprattutto ci racconta il perché del racconto che poi leggeremo, un racconto molto appassionante in prima persona. Quindi io, nonostante, come dire, l'inevitabile bella confusione che c'è all'aperto, mi chiederei attenzione non per me, per Enza che lo merita. Buona tutti. La casa non è più sul mare. Lì io non ho mai abitato. La casa del mare è quella dei tuoi racconti. È la casa della guerra dove io non sono mai stata, anche se mi sembra di conoscerla a memoria, potrei attraversarla ad occhi chiusi, sarei in grado di riconoscerne ogni odore, i punti in cui è andata a posarsi la polvere, il balcone e la tua prima sigaretta. Mia madre ancora bambina, la facciata del palazzo con i mattoni rossi e le volute di gesso bianco dell'androne. La guardiana di Pietro, il portiere, il cortile dei gerani e dei gatti pezzati, il libeccio e i tuoi passi giovani lungo la linea di costa, vedo tutto. So tutto, nonna. Non ho mai lasciato cadere una sola parola dei tuoi racconti. Adesso sei morta e ti hanno acconciato i capelli come per una festa. Mi hanno fatto uscire dalla stanza per vestire il tuo corpo rigido. In questi ultimi mesi sei diventata magrissima, le tue ossa di vetro, il tuo volto scarnito come quello di un Cristo appeso alla croce. I vecchi si somigliano tutti per la naturale attitudine ad accogliere i segni della morte del corpo. Li vedi che stanno sfiorendo, capisci che se ne stanno andando,
non li saluti mai come dovresti, perché in fondo continui a scacciare l'idea che possa succedere davvero che loro spariscano. Bisognerebbe dirsi: ti voglio bene, tutte le volte che capita. Ogni volta che non lo facciamo perdiamo un'occasione, è come slegarsi. Sembra indifferenza, invece è soltanto paura di doversi lasciare. Non ci siamo salutate come avremmo dovuto. Adesso ho paura di dimenticare tutto, anche questo afrore, l'odore aspro di urina di cui sono impregnate le coperte, la muffa che corrode le pareti di quella che un tempo era una casa elegante. Tu hai deciso di andartene appena hai sentito che il tuo tempo era finito. Non si può sopravvivere alla morte di un figlio. È innaturale, lo dicevi sempre, lo hai detto quando è morta la figlia dello zio Alfredo e lui dopo un poco si è lasciato morire. E così pure tu hai fatto il tuo dovere. Volevi andartene. Hai chiuso gli occhi appena hai saputo che mamma non ce l'avrebbe fatta a combattere il mostro che le divorava le ossa. Hai chiuso gli occhi e mi hai lasciato da sola. Pure tu te ne sei andata. Era scritto nel mio destino, è da quando sono nata che mi porto dentro questo dolore, senza sapere perché. Ho sempre annusato il peso dell'abbandono dentro la vita, eppure sono stata amata da te, dal nonno. Anche la mamma mi ha amato, ognuno di voi come poteva, ognuno ama come sa, e non mi è bastato, ho dovuto sciogliere i nodi da solo, ho pensato che andando me ne avrei ricucito la mia storia, ho abraso i ricordi della memoria con uno sforzo sovrumano, ho scelto di essere diversa, allontanandomi dalla mia radice, ho cercato altrove i miei modelli e tu mi hai perdonata, hai atteso che tornassi da te, ed eccomi qui, sono in ginocchio davanti al tuo letto, in ginocchio per te, Alessandro, lucido, una croce di ottone. La specchiera riflette il tuo corpo e le bende bianche della morte che ti incorniciano il viso. Ma c'è mi vuole portare via, cerca di distrarmi mettendomi tra le braccia Scheherazade, la tua gatta grigia e bianca. Ci chiediamo cosa ne sarà di lei adesso, chi potrà tenerla al posto tuo. Lei mi guarda dritto negli occhi come se potesse capire le mie domande. Io non so ancora bene chi sono. Sono una somma di detriti, un accumulo di sedimenti di storie che non mi appartengono, sono soltanto una conseguenza e non mi piace pensarmi così, anche se ho perso la mia radice e la possibilità di riconoscermi in un gesto, una parola che non fosse la mia ma avrebbe potuto esserlo. Vorrei restare in questa casa per sempre. Ho imparato tardi quanto valgano i ricordi che impegnano la mia memoria in uno sforzo immane di appartenenza. Anche le pareti di questa casa sono impregnate dei nostri ricordi. Io non sono nata qui, ma non ricordo più da dove vengo. Mi sono trovata qui all'improvviso in una notte d'inverno del 1969. Avevo 3 anni. Mi hai raccontato che vivevo qui da quando sono nata, ma la mia mente non sa andare più indietro di quella notte. Dormivo in una culla di legno di noce sotto una coperta a quadri rossi e blu. E poi è arrivato un colpo di vento e la grande vetrata del balcone che dà su via De Previs ha vibrato. Ho sentito il libeccio, il respiro del mare che arrivava dal porto e ho avuto paura. E subito sono arrivati i fantasmi. Mi sono nascosta sotto la coltre per non farmi trovare. Tante volte quel covile notturno è diventato il mio rifugio. In fondo a quella latebra non arrivavano i fantasmi, ma quella volta sono venuti a stanarmi, anche lì sotto. Il vetro continuava a vibrare, le auto facevano tremare le piastrelle esagonali rosse del pavimento che mai più ho trovato in nessuna delle case dove ho abitato in seguito. Ho urlato: nonna, fuori di me, mentre mani ossute da strega mi ghernivano le spalle. Tu hai lasciato la cucina dove ti sei attardata tutte le sere per almeno 70 anni e sei venuta a soccorrermi. Sono riemersa dalla coperta piangendo, mi hai stretto tra le tue braccia. Il calore del tuo corpo ha sciolto la paura, mi sono distesa senza riuscire a staccarmi dalla tua mano e il vetro a poco ha smesso di vibrare. Tu hai scacciato tutti i fantasmi. Resta qui, nonna, ti ho implorata. Hai preso la sedia di velluto verde della tua lettera e l'hai messa accanto alla culla, lasciando per un attimo la mia presa e poi hai iniziato a raccontarmi una storia. La mano di nuovo intrecciata alla mia. Mi hai detto che non era una favola. Era una storia vera, la tua storia e quella di mia madre. La guerra non poteva tornare di notte come i fantasmi.
La paura era diversa, la paura era pietà, era amore, era eroismo. E da quella sera non hai mai smesso di raccontare, io non ho mai smesso di ascoltare. Le nostre mani legate fino a quando gli occhi non si chiudevano e i sogni erano sereni e tranquilli. E di quelle storie ricordavo tutto. Quando sono cresciuta ho iniziato a dimenticare fino a non sapere più da dove venissi. E ho bisogno di ricordare, nonna. Abbiamo tutti bisogno di ricordare. La gatta ha fatto un salto e si è nascosta sotto il letto. La zia raccoglie lacrime silenziose nel fazzoletto bianco con le tue iniziali ricamate in un angolo. Si avvicina e mi affida un quaderno con le pagine tutte sbiadite. Dice che devo tenerlo io. Sul primo foglio hai scritto il mio nome. Allora, innanzitutto voglio ringraziare Rosaria De Cicco che è qui perché siamo legate da amicizia e sintonia, diciamo. E l'altro ringraziamento che chiaramente va a tutti voi, perché veramente vedo amici di ogni tipo, ogni tipologia di amicizia è qui rappresentata, e anche ogni tipologia di lettore, devo dire, quindi sono veramente molto contenta. Persone che sapevo ci sarebbero state, altre che mi hanno fatto dono della loro presenza. Noi non vogliamo fare una presentazione lunghissima, barbosa, un'analisi del testo, questo no. E nella mia, insomma, idea stasera è soprattutto una festa che voglio condividere con voi, un momento di grande diciamo gioia per quello che è un inizio con questa casa editrice nuova che mi ha dato fiducia e anche grande supporto in questi mesi, un grande supporto professionale per una collana nuova che questo libro inaugura, che è appunto la collana Freschi, perché in realtà non sono dei romanzi storici, non vi aspettate un romanzo storico, un po' avete ascoltato una delle voci narranti, ma è comunque un romanzo, poi ne parleranno gli illustri relatori, ai quali darò la parola con immenso piacere. Quindi si inaugura una collana, si inaugura, io spero, anche un corso nuovo per me e anche per la nostra officina delle parole, perché in realtà nei nostri ragionamenti sul tentare o non tentare, sul lasciarsi andare o non lasciarsi andare, su quanto investire, ecco, sulla scrittura, forse diciamo possiamo un po' funzionare da apripista, perché a me è sempre piaciuto lavorare insieme agli altri, con gli altri e non contro, mai contro, sempre per. E quindi diciamo di un'esperienza abbastanza fortunata che ha incrociato anche delle difficoltà, però ha avuto anche tanti, tanti bei momenti. Quindi per me questa è una festa e diciamo che ai miei studenti l'ho scritto perché a volte sfugge il senso di quello che può rappresentare il battesimo di un libro. È proprio una festa, cioè così come noi ci sentiamo un po' legati a volte, no, da un invito, perché dice no, ci devo andare, perché festeggi i 18 anni, festeggi il matrimonio. Ecco, io veramente, molti hanno scherzato, la sposa, ma io posso dire che veramente ieri mi sentivo un po', sì, alla vigilia di nozze sicuramente più fortunate, perché le nozze con le parole mi sono riuscite sempre meglio nella vita, vabbè, diciamo. Sulle parole possiamo fondare, questo è, al di là degli scherzi, sulla parola possiamo fondare proprio tutto il contesto che è così urgente intorno a noi, no? Cioè ci arrivano tante domande da questo contesto. Io non scrivo mai sui social i miei pareri, i miei sermoni su tutto quello che succede in città, ma non è che non abbia una mia opinione. Diciamo che mi piace utilizzare la scrittura per veicolare delle opinioni, veicolarle,
per aprire delle domande e anche delle storie che sembrano così lontane, questa sembra così lontana da questi giorni, invece è così vicina. Io ho voluto che nel titolo ci fosse la parola guerra, perché è qualcosa che non mi spiego, come noi siamo già diventati così indifferenti ad una guerra così vicina, come la possiamo tollerare questa cosa. I bombardamenti in Ucraina sono i bombardamenti che noi abbiamo conosciuto nel 1943 a Napoli, una città devastata. Io ho avuto la fortuna di vivere più epoche, perché abitando con i nonni, chiaramente queste storie mi venivano raccontate. Non avevo contezza di quale fosse il portato storico di questi racconti. Poi man mano, chiaramente, uno si fa anche una costruzione culturale e riesce a reinterpretare quei valori familiari che in qualche modo ti vengono tramandati attraverso la forma semplice del racconto, che però è efficacissima. Cioè, noi non dovremmo mai smettere di raccontare. Ecco, io per esempio voglio dire l'immaginazione, quello che spesso manca, no? Nei quartieri periferici è mancata l'immaginazione a chi ha costruito quegli aborti, manca l'immaginazione a quei ragazzi che pensano che l'unica forza sia quella di avere tanti soldi in tasca o una pistola che rappresenti la loro potenza, manca l'immaginazione. E noi abbiamo il compito invece di insegnare, di trasmettere, ecco, il fascino dell'immaginazione e della parola. E quindi in realtà io quello che devo dire non lo dico mai, non scendo in quella agorà dei social che un po' mi spaventa, perché si tende a una semplificazione, anche lì a un linciaggio, cioè si fa un post contro la violenza e si è violenti verbalmente o si hanno risposte violente, quindi in quella agorà non ci sto mai. Mi piace questa agorà che si chiama Piazzetta Aldo Masullo, proprio perché era anche, è stato uno dei luoghi di quell'insegnamento itinerante di Aldo Masullo. Quindi qui si ritrovano tutti i valori. Io ho avuto la necessità, come racconto in questi incipit, di sradicarmi per capire chi ero. Penso che i giovani hanno bisogno di ribellarsi a noi per poi ritornare da noi, e che noi gli dobbiamo dare gli strumenti di questo allontanamento per poi riconnettersi alla propria identità, alle proprie origini. E poi penso che noi abbiamo bisogno di ricordare in generale. Poi, ecco, questo è un pretesto narrativo, chiaramente, perché chi scrive romanzi cerca storie, però io penso che noi siamo molto smemorati e quindi abbiamo bisogno di ricordare. E questo è un romanzo in cui io mi sono messa a ricordare. Premetto, qualsiasi domanda, cosa è vero, cosa è finto, non lo so più. No, non lo so più nel momento in cui mi sono messa a scrivere, ma scrivere significa fingere fondamentalmente, finzione, però da fingo significa creare. Quindi è chiaro che non esiste mai un ricordo neutro, non esiste un ricordo oggettivo. Pare sia la più grande domanda, cosa c'è di autobiografico, è la domanda anche, il mio libro più autobiografico è quello su Aldo Merini. Quindi voglio dire, come si mescola realtà e fantasia, ma è proprio anche un processo creativo. Io accanto a me una grande scrittrice che è Fanny Marino, quindi che ne sa più di me, e ho accanto a me Enzo De Rico, che è il direttore del Corriere del Mezzogiorno, che mi ha ospitato, mi ha invitato a scrivere, a far parte di questa famiglia. E che devo dire, un direttore che non è attento solo alla cronaca, ma crede molto nella scrittura, crede molto nella parola, per cui c'è tutta una squadra di scrittori e ogni tanto ci divertiamo a inventare. E forse il fatto che su un quotidiano ci siano anche pagine di invenzioni ha un suo significato che ci dovrebbe far riflettere. Detto questo, veramente grazie a tutti, e veramente un grazie speciale poi alla mia famiglia di Io ci sto. Perfetto, allora io passerei la parola a Fuani soltanto per una questione di genere, perché c'è, non saprei
effettivamente, peraltro io non dovevo essere la moderatrice stasera, c'era qualcuno che si doveva prendere insomma la briga di sbrigare questi affari, e invece lo faccio io, ma va bene così, facciamo più brevemente e poi vi lascerò il libro. Fani, grazie di essere qui. Grazie a te per l'invito, e è molto bello vedere questa scalinata piena di lettori appunto di tutte le età, alcuni che saranno tuoi studenti, immagino, insomma è emozionante, e soprattutto in una città come Napoli. Dunque, io devo dire divorato questo romanzo. Mi ha proprio trasportata in un'altra epoca, in un'altra dimensione, e poi questo quello che si chiede, no? alla letteratura, quello di raccontarci qualcosa che non conosciamo, che conosciamo soltanto in via indiretta e lontana. Ma come hai giustamente ricordato, La guerra non torna di notte è un romanzo che si iscrive all'interno di una collana intitolata Affreschi, ed è appunto un affresco, quindi riporta proprio come se fosse quasi un reportage, un racconto di guerra. E a una persona, una lettrice come me, che per fortuna la guerra non l'ha mai vissuta, la riporta proprio tanto da farla sentire vicina, proprio da farla sentire. Ma come giustamente nella propria recensione sul Corriere del Mezzogiorno Mirella Armiero ha insomma titolato, la guerra in questo romanzo non è solo fuori, non è soltanto l'ambientazione storica, però come giustamente hai anche detto tu, non sapresti neanche dire cosa è autobiografico e cosa non lo è, e non è anche giusto non starselo a chiedere. La guerra è fuori, quindi impazza per le strade di Napoli e costringe a continui stratagemmi, a correre in piena notte nel rifugio, a sentire queste sirene, insomma, quindi accompagna le giornate dei protagonisti, ma è una guerra anche interna che lavora negli anni e nelle pagine del romanzo. C'è questa ragazza che, come molte ragazze dell'epoca, non si sente padrona della propria vita, non si sente padrona delle proprie scelte, e quindi si interroga, mentre fuori ci sono le bombe, ci sono le truppe tedesche, e quindi vedremo come anche il popolo napoletano dovrà insorgere per riappropriarsi della propria città. Anche questa ragazza insorge, quindi diciamo ci sono due versanti che scorrono paralleli all'interno del libro, ci sono continui rimandi quindi fra l'attacco esterno, quindi con scelte non autonome, quello di essere affidata a uno zio, sì, a fin di bene, per diciamo avere una vita, un tenore di vita diverso, però comunque una scelta imposta e che comporta uno strappo sia dalla madre che dal fratello, e poi c'è la scelta appunto del matrimonio, un po' tutto quello che comporta in termini di agi, ma anche di appunto di imposizione, anche di non sentirsi appieno in questa realtà in cui si cala Cinzina. Per cui appunto è questo, forse proprio questo doppio registro che porta a leggere, a proprio a andare di pagina in pagina, perché da un lato ci riappropriamo di una storia collettiva,
dall'altro di una storia personale, individuale, intima, raccontata anche con un registro, con un linguaggio che è proprio quello delle storie che si tramandano di generazione in generazione, e quindi assolutamente non va dimenticato appunto che non c'è soltanto la dimensione storica, ma che c'è una dimensione individuale molto in divenire, quindi una protagonista che prende coscienza. E quindi insomma assolutamente direi che vanno tenute in considerazione entrambe queste dimensioni. Cenzina è una ragazza che vive appunto questo rapporto poi conflittuale perché si sente abbandonata dalla madre, che chiama non a caso sempre per nome e mai mamma, perché appunto è una forma di distanza comunque che prende da questa donna che in qualche modo l'ha affidata. Prima era molto, insomma, era molto frequente che all'interno delle famiglie con più figli si decidesse comunque di far crescere un figlio appunto a un parente che non ne aveva di suoi, e quindi c'è questa dimensione, c'è anche una dimensione quindi molto intimista, appunto di non di lasciarsi soltanto prendere, ma anche umano e intimistico. Che vi chiedo scusa perché io purtroppo ho un altro impegno dopo. Allora, io ho fatto, c'è un capitolo che a Enza sta particolarmente a cuore, e ho fatto un estratto dal vestito nuovo e le creature come due bambole, le trecce con i nastri di rame sul petto al nido d'acqua, di seta, canna da zucchero, la borsa e le scarpe di coccodrillo, i guanti corti e il cappellino con la veletta. Quando uscivo con Pasquale mi dovevano guardare tutti quanti. Eravamo clienti di un ristorante a Santa Lucia, ci piaceva pranzare all'aperto e sentire il profumo del mare. Le bambine mangiavano gli gnocchi con il ragù e le cotolette con le patatine fritte, e noi i vermicelli con i frutti di mare. Fu una giornata bellissima, facemmo pure una passeggiata sul lungomare. Mi persi a guardare le onde che luccicavano al sole. La notte però iniziai a stare male, mi salì la febbre e avevo terribili spasmi alla pancia. Pasquale chiamò subito un dottore, ero sereno, io pensavo che sarebbe bastato un'iniezione e sarebbe passato tutto. Il dottore invece mi visitò a lungo tastandomi la pancia e lo stomaco, la sua faccia diventava sempre più scura, il dolore aumentava, non c'era un solo punto del corpo che non mi facesse male. Il medico uscì dalla stanza e continuava a chiedere che cosa avessi, lui mi diceva di stare calma. Stavo morendo di colera. Pasquale ricevette il responso nel salotto, il dottore non aveva voluto dirmi la verità. Per 10 giorni rimasi agonizzante, senza toccare né acqua né cibo. La febbre non scendeva. Il 10° giorno Pasquale fece venire il sacerdote per l'ultimo sacramento. Io mi ricordai una preghiera che mi aveva insegnato mia madre, la preghiera a Santa Elena. Mi feci il segno della croce e iniziai. Da bambina avevo sentito tante volte mia madre l'avevo data per morta. Già mi piangeva. E dalla stanza emerse un'ombra. Una donna con un mantello lungo fino ai piedi e una corona, una regina. Io avrei voluto chiederle, stringere la mano, dire grazie, ma non avevo nemmeno un residuo di forza. Alzò il lenzuolo, come aveva fatto il dottore, mi accarezzò la pancia e il dolore si acquietò. All'improvviso, poteva essere un'allucinazione, infatti stavo morendo. Poi svanì, con una macchia di luce assorbita dal buio. Ma io ero fresca. Era tornata la voce, diedi un urlo, Pasquale si peggio e mi trovò seduto in mezzo al letto sorridente. Gli dissi, oh, tengo fame. Lui corse a chiamare il dottore e non c'era alcuna spiegazione scientifica di quello che era avvenuto, sentenziò il dottore. Si trattava di un miracolo. La microstoria e la storia, che ha però una sua connotazione precisa, perché
tra la prima e la seconda guerra mondiale, in realtà noi abbiamo il primo vero laboratorio che stava dentro casa. La mia nonna era l'amministratrice della casa, cioè non era la donna dentro la casa, relegata in casa, era una donna. E poi, vabbè, diciamo che c'è stata una linea matriarcale molto forte che cercava se stessa, che cercava gli strumenti per emanciparsi. Uno di questi strumenti era il pianoforte, era l'arte, quindi non a caso, e che chiaramente poi in qualche modo ha addomesticato questo peso della cronaca, cioè questo numero di femminicidi che poi ha tutto un suo inquadramento, insomma, antropologico e sociologico. Cioè noi donne dovremmo capire, dovremmo anche in questo caso, il passato, riscoprire queste storie femminili e capire qual è stata la forza di chi è venuto prima di noi e quali strumenti di ribellione ci siano stati consegnati, non dimenticarli. L'altro dato delle giornate, io penso che questo racconto delle quattro giornate non me lo sono risparmiato mai. Tutti i pranzi, tutte le cene erano sul fatto che, diceva alle nipoti, quindi a me e alle mie cugine, gli uomini di fuoco sparavano. Io questi racconti, adesso dico, non c'era serata, ma io ero radicata in questi racconti, io mi ero proprio radicata come racconto nel Egitto, me ne ero proprio andata da un'altra parte, perché ecco, tornando all'idea della festa, della festa, non è una cosa diversa da nella scrittura, quindi cioè, è una cosa che ha una dimensione prioritaria nella mia vita. Quali corde vado a toccare profonde, io non lo so che tocca delle corde che sono molto sottili e che quindi la mia vulnerabilità è molto legata alla scrittura, così come però è anche legata alla mia forza, perché io so che comunque, nonostante tante sconfitte, anche tanti dispiaceri, io quando mi metto a scrivere sto bene, quindi è un po' tutto questo, e io sono francamente dalla realtà. Perché non è vero che noi siamo radicati, noi non siamo radicati nel presente, non siamo radicati nella realtà, noi siamo continuamente spettatori, anche se immaginiamo di essere artefici di contenuti, perché la rete, i social ci danno queste illusioni di produrre contenuti, a parte che parliamo tutti da soli. Io a volte faccio dei giri di bacheche dove vedo che parliamo da soli. E se c'è una provocazione non si risponde alla provocazione, c'è un io, fino anche in situazioni luttuose dove subito compare il santino, cioè voglio fare la commemorazione di una persona, io parlo della persona, parlo di me che sono stata con quella persona e cosa mi ha detto quella persona, però noi abbiamo questa diciamo miopia di crederci creatori di contenuti, ma noi siamo soltanto dentro un meccanismo, una specie di ruota del criceto, che da quella ruota il criceto non esce. E siamo tutti spettatori, questo ci porta a sradicarci dalla realtà. E invece per essere, no, io per esempio parlo della fatica che si fa a portare avanti una libreria, è una cosa di pazzi. Cioè è solo una cosa pazzesca, nessuno legge, nessuno compra, chiudono tutte le librerie, eppure noi stiamo a litigare se ci sono piaciute le prime 10 pagine del libro. È bellissima questa cosa, che noi ci scontriamo spettatori poi della nostra stessa vita, perché il punto è proprio quello, diventare spettatori della propria esistenza, non artifici. Quindi io veramente spero soprattutto, io ho scritto anche per i ragazzi questo racconto, ma non perché è il racconto perché non sanno la storia e non sanno la geografia, non ci importa niente. Per quello che ha detto prima Fuani, perché dentro questo romanzo ci sono delle scelte, ci sono degli abbrivi, ci sono dei bivi e c'è comunque la volontà di vivere la vita con delle passioni. E questo ci vuole prendere un po' di tempo, come si fa in televisione, ma poiché sono in famiglia, perché queste persone qua le conosco,
con ognuna ho un legame particolare. Posso per prendere, io sto aspettando pure che questa poverina che è venuta da Milano per questa presentazione sta soffrendo il ritardo delle nostre infrastrutture italiane. C'è un ritardo di 2 ore. Volevo che lei, secondo me non ce la faremo, perché mo veramente scrivere qualcosa di diverso e qualcosa invece che più nelle mie corde sulle pagine del Corriere, lo dico tutto all'inizio, poi anche una parte di questo romanzo la dico, perché poi le cose sono sempre quella farfalla che batte le ali da una parte, un terremoto che avviene Milano per sentire te, mica meglio per sentire me. Allora, vabbè, buonasera a tutti, io sono la quota azzurra della serata l'importanza per le parole, per la lettura è evidente stasera in questa platea, insomma, dove credo ci sia una predominanza femminile che varia intorno all'80-85%, credo, anzi forse pure di più. Quindi questo libro, come diceva Vincenzo, è importante anche per questo. Poi consentitemi una piccola premessa: io sono molto contento di stare qui stasera. Oggi era un giorno di grande casino, diciamo, perché c'è la storia del San Carlo che tutti conoscete, la baraonda che sta succedendo lì, però contaminare il giornalismo con la scrittura creativa. Tenete conto che noi, non per fare, diciamo, pubblicità spicciola, ma è un dato reale, siamo l'unico giornale in Europa che pubblica ogni domenica un racconto inedito di uno scrittore, sempre lo stesso, Vladimiro Bottone, che è un altro scrittore molto importante. Consuma in un istante, è stato fatto più volte riferimento al mondo dei social e come noi ormai, anche come comunità, esprimiamo i sentimenti. Tutta la mia educazione sentimentale, culturale, politica, quindi stare qui e stare in un posto come io ci sto è l'esatto opposto dell'orgoglio, ci sono cose totalmente diverse, una sta a nord, il mito dell'unicità di questa città, insomma sono tutti elementi che vengono annacquati, mentre il nocciolo della la memoria condivisa è un elemento importante, importantissimo, e perché è l'unico modo che noi abbiamo per scampare a questo eterno presente in cui siamo tutti avvolti. Cioè, questa è una scelta, e soprattutto coltivare la memoria condivisa significa avere uno sguardo, può sembrare paradossale, ma avere uno sguardo aperto sul futuro, perché se noi abbiamo le ben piantate a terra, io quando ero ragazzo, avevo l'età dei ragazzi che stanno qui, ho avuto la fortuna di incrociare persone, insegnanti che hanno reso dentro di me forte questa memoria. Oggi giriamo lo sguardo rispetto ai casi di femminicidio, ma il femminicidio è il punto più alto di una catena che parte molto prima e di fronte alla quale, come abbiamo visto negli episodi di cronaca, spesso si gira la faccia, si gira il volto. Allora, l'altro dilemma che accompagna il libro è la speranza. Il libro si chiude in qualche modo con una nota di speranza. Ecco, io credo che oggi la speranza stia diventando uno stereotipo. Cioè, noi dobbiamo sperare. Io me lo pongo per esempio quando scrivo gli editoriali. Ho un'età avanzata e chi come me ha, diciamo, un'età avanzata sa che gli anni portano un poco più verso visioni apocalittiche, diciamo, rispetto a quando si è giovani. Però io mi pongo il problema: posso scrivere soltanto che va tutto male, che tutto il resto, senza lasciare poi a chi legge un messaggio di speranza o comunque di via di uscita?
Credetemi, è sempre più complicato trovare il modo di dare un messaggio, di scrivere parole che possano aprire uno spiraglio sul futuro. Ecco, io credo che, come diceva Wim Wenders, finché c'è una storia da raccontare il mondo esisterà, diciamo. E questo credo che sia il nucleo fondante di questo libro. Libro che tra l'altro mi è molto caro per un motivo, perché è frutto di un lavoro di squadra. In che senso? Ovviamente la editrice Vincenza, e tutto il plauso per la scrittura, la storia che ha raccontato, però in qualche modo le cose non germogliano da sole, c'è sempre un concime intorno che le fa sbocciare. Il concime viene dal lavoro che tutti noi facciamo, ognuno nel suo ruolo, le scrittrici, gli scrittori, parlo di nomi importanti, scrivono il Corriere del Mezzogiorno Maurizio De Giovanni, Massimiliano Virgilio, insomma, gli scrittori, fra gli scrittori più importanti della città. E il fatto che poi a pubblicare questo libro e addirittura ad aprire una collana di questo, con questo volume, sia la casa editrice Solferino che la casa editrice del Corriere della Sera, beh, questo, se permettete, per me che dopo anni a Milano sono tornato nella mia città per dirigere il giornale, cioè l'edizione meridionale del Corriere della Sera, vuol dire che forse, appunto, una nota di speranza finale, vuol dire che forse non è stata una scelta sbagliata, anche perché queste storie sono storie di, come quella di Io ci sto, sono storie di resistenza, di, che possono apparire lievi, piccole, però sono le storie che ci rendono. Scusatemi, io gli porto a non occupare queste scale lungo la ringhiera, stanno scendendo delle persone che non riescono a scendere, perché spostatevi tutti verso. Cioè, no, scusate, c'è. Purtroppo è un problema di ordine pubblico, diciamo. Sì, che abbiamo, poi quindi scendono le scale, arrivano in piazzetta, cioè, e si lamentano. Devono poter toccare, insomma, appoggiarsi al corrimano, altrimenti noi veniamo accusati di, no, disturbo della guerra. Le nostre volontarie sono troppo timide ed educate per dirlo, io faccio il cane di presa. Il nostro direttore, anche il nostro preside. No, sono il vostro cane di presa. Grazie. Va bene, io ringrazio anche te, Enzo, e sono contentissima di questa nota di speranza che tu hai colto. Io non amo i romanzi a lieto fine, non li amo, giusto che sia. Ovviamente anche la storia di Cenzina, cioè quel conflitto interiore, trova in qualche modo uno sbocco, forse una soluzione definitiva, è una soluzione proiettata sul futuro, che succede? Volano bottiglie addirittura, che cosa? Sono effetti sonori, bombardamenti, che cos'è? È una soluzione che resta come eredità per noi, ecco, io mi sento in qualche modo erede di questo conflitto interiore, ma anche, diciamo, sulla strada che non è una strada dell'essere felici, perché non è un discorso di felicità, è un discorso dell'identità e della consapevolezza del sé che le donne devono avere, anche se con grandissime, ancora enormi difficoltà e discriminazioni in ogni campo, anche nel campo del lavoro, sono ancora esistenti. Vedevo che Fani. No, appunto, io l'ho letto un po' come un finale aperto, nel senso non possiamo sapere effettivamente cosa sarà di Cenzina, ma sappiamo sicuramente che da quando scrive quelle parole rivolte alla nonna, all'ultima pagina del romanzo, comunque è accaduto qualcosa dentro di lei, ha preso consapevolezza di alcune cose e quindi sicuramente proseguirà alla luce di queste consapevolezze. Allora, io ancora ringrazio Fani per il suo intervento, Enzo Berrico,
per stasera e per tutte le pagine che mi farà scrivere, visto che ha detto che il romanzo gli è caro. Mi darò un fogliettone appuntato, un romanzo d'appendice. Mi propongo per un romanzo d'appendice a questo punto, di fronte a tutte queste persone, non ti potrai tirare indietro. E invece scherzo, e comunque lo ringrazio perché veramente oggi è stata una giornata complicata proprio sul piano della cronaca culturale della città e tutto quello che sta succedendo, ma noi non ci facciamo mancare nulla, diciamo, ci piace in termini narrativi, ci piace il climax e quindi e ci piace, va bene, detto in maniera molto più, diciamo, chiara. Anche Rosaria De Cicco, che è andata via chiaramente con la mia gratitudine, la mia gratitudine ancora per voi, per Io ci sto, e diciamo che possiamo sciogliere le fila in libertà, anche perché ci serve il tempo per andare a leggere il romanzo. Grazie a tutti veramente.